Questa qui è Piazza del Partadosh, che se n'hai voi altri, se ce n'hai dentro, se n'hai a vederla, la chi è in porte, che è questo e poi che un altro, chi devrio proprio, e se ne va dentro da lì. E invece questa qui, a San Roque, se la vede più ben perché l'ha fatta fornova, però la struttura sarebbe quella proprio della masera che era prima. No? Beh, che era dunque... Penso che entra tutte e due le masere e era una sessantina di donne che ne voleva. Dunque, stiamo parlando, mi sono sposata nel 56 e avevo 23 anni. E ho fatto 10 anni, ho fatto niente. Però l'era stagionale, non era che era l'anno, tutto l'anno se ne va a stagione. No, guadagno mio, quando che sono nato, c'avevo 5 lire all'ora. Ah, l'era miseria allora, l'era miseria. Vedi che mico, i soldi che c'avevo andare alla masera, il pagava il pan, che se ne aveva tutto il pan, che si aveva tanto in casa. Perché chi l'era proprio... Noi la fanno le mai patia, perché aveva la campagna, che era patate, che era fagioli, che era il zaldo, allora che era il zaldo, che era il forment. Sega, però come soldi era zero. Le messe sono che sulla giustizia. Vedi che sono la più giovane che dente. L'ho visto, l'ho portata apposta. Ho scommesso che avevo neanche 14 anni. Questa era la prima mister che si faceva dietro il tabacco, che ne era chi due masere a Nago. Ecco, qui se ne va in campagna e questo è il tabacco che era in campagna. Si tirava su tutte le foglie e se le metteva una sopra l'altra, si faceva così, dopo si mettevano del, noi che dicevamo il sol d'aiuta, che era quadrati una volta in guerra, gli mettevano dentro il feme, quella roba lì. Ecco, se porteva alla masera, quando quella era raccolto, e che aveva delle stanghette, che non so quel che si dice in italiano, l'era 2,5 metri del legno quadrato con dei spac, se che tacheva la gavetta, di gente, dopo non so in italiano quel che gli dicono, e che aveva un nago lungo così, e se che pisseva dentro le foglie dal gambo, una che la si perdeva una con l'altra, e magari faceva, non so, 30 foglie per ogni stanghetta. Dopo se le metteva su nei caltri, stese, fino a che le veniva secche. Ecco, quando che le era secche, se le toleva zo, e se scominciava a metterle una sopra l'altra per far questa qua. Però il verde delle foglie che si faceva, la durava 3 mesi, ora che le veni secche. Ecco, quando che le era secche, gli faceva sempre sto rotondo grande e l'era tutto proprio, il gambo l'era tutto fuori, resteva dentro le foglie e resteva dentro 40 giorni perché le veniva, non ho la parola giusta, no, le fermenteva, ecco, le fermenteva e le veniva tutte colorate. E le metteva su sto banco e tiriva fuori tanti colori, che era il marrone scuro, il marrone chiaro, il marroncino, quel che era verso il verde, quelle cose lì. Il verde veniva da una banda, il marrone dall'altra, e si faceva su tutti questi colori. E quando che era fatto tutte queste affari, si faceva, non so come dire, che metteva in due stanghette così, perché facevo mica il mister Key, due stanghette così di quelle lì che si metteva su, e di nocciom si metteva su i mazzetti, l'era mazzetti grossi così, e le foglie sempre interne però. L'ultima cosa che si faceva, gli aveva dei cascioni di legno e veniva a mandare a Roma. Ecco, quella lì era la trafila dei 7 mesi e 8 che si lavorava l'anno, perché da più non si.
I campi che ne era qualcuno che andava, ma poco, era tutti sulla Masa, i più tanti erano sulla Masa. Tutta la piana della Masa era tutta bacca. Perché dopo gli ultimi anni aveva fatto anche del tabacco che l'era sciototela, quello era più pregiato. E veniva proprio, però, quando è che veniva quello, avevo fatto forse neanche un'amsciotto, dopo mi sono sposata e non ho. Ce n'era un bel giugno a Torzul Verde e dopo, prima che venisse secco, ti scommettevi quando che era ottobre, novembre, ecco, tenevi avanti 3-4 mesi perché il secco veniva più lungo del verde. Mi Se con lo fai. nostalgia di quella macera lì. Credo, credo. Perché? Perché ho scominciato appena finito le scuole, che non avevo neanche 14 anni, e sono nati quando sono stata, mi sono sposata, lì del tabacco. Ma lei era bella perché ne venne su per campagna a bicicletta, e ricombinava. Noi volevamo che ci accedessero, perché sennò te perdevi magari il colpo da mettere dentro le foglie del lago, oppure no, no, non bisognava chiacchierare tanto, no. Chiacchieravamo lo stesmo, quando è che noi ne vedeva? Quando è che feva gli ultimi dì, cantavano sempre, ma tanto era giovane, dopo quando è che se ne veniva più grande, era signorina, no, per non vedere nessuno, cantavano, quando è che gli diceva: Ciao Masera, per stanche vesce, vigne rosse, che sarò se metto ora. Ciao Masera, ti resta qua.